conoscendo un po' il tuo carattere, perché non hai esonerato Zeman dopo la famosa conferenza stampa alla vigilia della partita con Novara? Io, se l'avessero quotata i bookmaker, mi ci sarei giocato la casa che l'avresti mandato via quel giorno. Vabbè, guarda, tu ci saresti giocato la casa e io pure mi ci sarei giocato la casa. Purtroppo mi sono dovuto mordere la lingua un sacco di volte quest'anno e quindi devo dire che la colpa è mia, purtroppo, perché io anche mi conosco come mi conosci tu un po', avrei dovuto fare quello che dici tu, non l'ho fatto perché ho dato retta magari a qualcuno che mi ha in qualche modo spinto a non prendere questa decisione, però purtroppo gli errori si fanno. Più che altro, Daniel, più che altro perché poi alla fine l'esonero è arrivato in un momento e per una ragione che è sembrata molto più effimera rispetto alla prima. No, effimera no, perché è chiaro che la società, se deve essere una banderuola, non va bene più, perché se un presidente prende una decisione e un tuo dipendente non viene meno a quella decisione, è chiaro che se vuoi mantenere un minimo di credibilità devi prendere delle decisioni. È chiaro che sotto l'aspetto tecnico poi in quel momento non l'avrei fatto, però è evidente che non puoi far tornare una squadra a Pescara, i pullman e lo staff tecnico se ne va a casa perché contravviene a una decisione della società, questo è fuori discussione. Però, come dici tu, io se tornassi indietro probabilmente l'avrei fatto a novembre. Ripeto, io nella mia testa ho già tutto chiaro, il mio staff, i miei direttori, anzi colgo l'occasione per dire che ho sentito un sacco di chiacchiere in questi giorni su Leone, non Leone, posso confermare che, ripeto, se dovesse rimanere io al timone, Leone sarà regolarmente al suo posto, come sarà al suo posto Giorgio De Petto e come sicuramente sarà al suo posto Pillon con il suo staff, perché devo dire che abbiamo conosciuto una persona veramente importante, un tecnico preparato, e una persona che merita assolutamente di essere confermato, però questo è il mio pensiero. È chiaro che se domani mattina dovesse arrivare un altro gruppo che prende il Pescara, magari ha in mente di portare un altro tecnico, un altro direttore, però ribadisco, non mi sono dato dei tempi, ma è chiaro che i tempi poi vengono dettati dalle scadenze. Poi è chiaro, puoi vincere un campionato, puoi arrivare come quest'anno, qualcuno dice bravi, vi siete salvati. Per me non siamo stati bravi, per me siamo stati dei ciucci, non bravi, perché noi abbiamo fatto un campionato molto al di sotto delle possibilità per tanti motivi, non ultimo anche perché evidentemente qualcuno non credeva pienamente nell'organico che aveva in mano. Perché faccio solo due considerazioni, ma senza fare polemiche con nessuno: se Brugman viene eletto da 22 allenatori di Serie B, il miglior mediano della Serie B, noi siamo stati un anno a parlare di Brugman che non poteva giocare davanti alla difesa. Se Benaglio in Serie A, poi purtroppo si è fatto male, ma fa benissimo a Crotone, da mezz'ala non vedo per quel motivo Benaglio non poteva fare la mezz'ala. Se a giugno o a luglio devo togliere Mamusciai perché gira per il campo, Mamusciai penso che in Serie B sia un lusso per tutti, quindi evidentemente un problema di fondo c'è stato. L'errore l'ho fatto io, ma non l'ho fatto a novembre, l'errore l'ho fatto l'anno scorso. E allora ti voglio chiedere, visto che c'è stata una polemica molto forte anche con Giorgio, ripeto, con lui vi siete chiariti 100%? Tra persone intelligenti ci si chiarisce in maniera anche molto veloce. Con Giorgio c'è stato un solo problema, che era relativo a una veduta diversa su un giocatore da lì sono cominciate le discussioni tra me e Giorgio, che si chiamava Gianluca Caprari. Però con Giorgio ci siamo chiariti in due minuti, perché così come io faccio in maniera in tempi brevissimi ammetto quelli che sono i miei errori con i miei collaboratori, anche quelli intelligenti come Giorgio lo è, ci siamo chiariti in un attimo. Poi purtroppo c'è gente che invece è convinta di essere, non lo so,
di Dio in terra e probabilmente non ci si può chiarire. Però ripeto, l'errore l'ho fatto io perché mi sono fatto convincere nell'anno della Serie A dal direttore Pavone a riportare il mister a Pescara. Purtroppo le minestre scaldate non vanno mai bene, perché ripeto, è inutile continuare a parlare di rosa ampia, non rosa ampia. Noi non ci siamo mai allenati con più di 24 giocatori perché c'erano tanti infortunati, e quando sento dire qualcuno che ci si allena con 50 giocatori, io vorrei capire dove stavano i 50 giocatori. Per 50 cui, no, ma neanche 24. Io mi prendo tutte le responsabilità perché ne erano una trentina. Tra altre cose, mi si dice che ho riportato Zeman per un aspetto mediatico. Non credo proprio, perché io sapevo benissimo che i tifosi, quelli veri del Pescara, Zeman non lo volevano, e quindi se fossi stato un ruffiano non avrei sicuramente fatto una scelta del genere. Ho voluto dare ascolto a un collaboratore che ritengo una persona brava e preparata, e devo dire che poi è stato forse l'unica persona con dignità che c'è stata, perché nel momento in cui si è reso conto anche lui che questa situazione purtroppo era stata creata da quella decisione, ha salutato e se n'è andato via. Ma la realtà questa è. Ragazzi, buonasera e benvenuti qui sul mio canale. 1936 solo io è tornato con voi, ma l'avete sentite le parole di Sebastiani? Cioè, ma ci si intende? Vi risture delle orecchie o no? Cioè, quello che vi sono detti la settimana scorsa, tutte quando l'ha cacciate, tutto. E non è che ci ho parlato io, con Sebastiani, io non ci parlo. Però, guarda caso, ha detto tutto quello che vi ho detto io nella settimana scorsa, quando vi ho fatto il video sulle ultime dichiarazioni di Zeman. Papale, papale, preciso, spiccicato, tutto quello che vi ho detto. E qua l'ennesima dimostrazione che quando vi dico una cosa, non mi sbaglio. I ting ragione, non ci sta niente da fa. Cioè, purtroppo, stinga avanti, perché io le cose le capisco prima, mannaccia la miseria. Cioè, non è per tornare a parlare di Zeman, perché anche pure su scemi di Sebastiani c'ha le sue colpe. Ma almeno per la prima volta sentite, ho sbagliato io a richiamare Zeman, la colpa è mia, probabilmente un anno fa non lo devo richiamare. Anche se ho ascoltato qualcuno che l'aveva consigliato, però le minestre riscaldate qua non vanno bene. C'ha ragione. Che lui abbia colpe perché forse non ha comprato qualche giocatore che voleva Zeman, è vero. Che lui abbia colpe perché ha mandato Zeman in ritiro con 40 giocatori, è vero. Però ci sono dinamiche di mercato che noi non sappiamo. Cioè, non è che i giocatori, se ce l'hai sotto contratto, li puoi mandare via anche se ancora l'hai venduto, e quindi sei costretto a portarlo. Si sapevano i giocatori che c'aveva il Pescara sotto contratto e che quindi poi probabilmente partivano per il ritiro. Però è anche vero che Zeman in quelle 2-3 settimane di ritiro ha avuto l'opportunità di valutare la rosa, di valutare alcuni giocatori che potevano rimanere o no. Infatti Nicastro lo ha visto e l'ha fatto andare via al Foggia, Pettinari lo ha sorpreso positivamente essere tenuto, ha mandato via Memushai perché Memushai gli piaceva. Benali non l'abbiamo potuto vendere perché non ci avevano fatto offerte congrue al valore del giocatore, ce lo siamo tenuti. Però Zeman l'ha fatto Juca esterno, Benali in giù le Juca. E poi sono vendati Brugman, Mezzala e compagnia dicendo. Cioè, se ti rimangono dei giocatori in rosa come Zampano, che è palese che forse era rimasto scontento qui perché se ne voleva andare. Ma se ti rimane, ma vuoi giostrare la squadra in un certo modo? Vuoi far rendere la squadra nel modo migliore possibile con i giocatori a disposizione? Che cazzo se ne va a fa? Cioè, è vero, cioè, purtroppo per la prima volta forse mi trovo veramente quasi d'accordo con Sebastiani. Cioè, quando dice che qualcuno forse non era convinto della rosa, ma io ripeto, se andiamo a vedere i giocatori che avevamo in rosa noi a inizio anno, ma il Pescara era una squadra fortissima, tranne forse lì davanti, in attacco, che non avevamo
un attaccante forte. Però si era comprato Ganz, che speravamo fosse un nuovo bomber, in realtà si è rivelato una pippa. Ma però, per tutto il resto, chi ce l'aveva in squadra? Gente come Bovo, Coda, Zampano, io ci metto pure Mazzotta, due portieri forti come Fiorillo e Pigliacelli. Cioè, avevamo un centrocampo con Brugman, Memusciai. Cioè, avevamo preso Valsania, che vabbè, è un ragazzo, però alla fine è venuto fuori. Zeman lo vedeva quasi terzino sinistro, stendiamo un velo pietoso. Poi, vogliamo parlare, Penalì? Cioè, Ganz. Io non so, Capone, che sembrava che era un furetto lì sulla fascia, che era fortissimo. Cioè, Mancuso, i giocatori ce l'avevamo. Cioè, sta squadra si è reso veramente così poco, è anche colpa di Zeman, come colpa poi di Sebastiani, che il mercato di riparazione ha fatto le sue schifezze come al solito, come colpa dei giocatori che non hanno reso per come dovevamo rendere. Ma alla fine l'avete capito, che quello che vi sono detti la settimana scorsa è uscito fuori stasera. Stasera è uscito fuori un'altra volta, perché io non mi sbaglio. Quando vi dico le cose, io non mi sbaglio. E Zeman non l'hanno cacciato per questioni tecniche. Zeman doveva essere cacciato a novembre, come ha so detto, quando ha fatto quelle dichiarazioni con il Novara. Là lo devono cacciare. Non l'ha cacciato perché ha dato ascolto ancora a Peppino Pavone, Sebastiani, e c'è morto, l'abbiamo già trovato. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Poi è inutile che si venga a dire, ma Sebastiani l'ha cacciato per una scusa. C'è ragione. Cioè, se il presidente convoca una riunione per il giorno dopo e la squadra da Cittadella torna con il pullman, perché io so che ci sono dei giocatori che avevano ricevuto l'ordine che dovevano rientrare a Pescara e qualcuno aveva anche il permesso di rimanere su al nord. Cioè, perché i giocatori sono rientrati e Zeman no? È stato un ammutinamento, ma non solo Zeman, no, tutto lo suo staff. Cioè, è stato un ammutinamento e quindi Sebastiani è stato costretto a cacciare. È inutile che continui a dire Sebastiani qua, Sebastiani là, Zeman qua, una porcata, porcella. Purtroppo Zeman e Sebastiani non si potevano vedere più. Per tanti motivi, Zeman si era stufato perché forse non aveva fatto il mercato che voleva e tutto il resto. Sebastiani si è rotto il cazzo, pure, si è rotto le palle, per i comportamenti che ha avuto Zeman. Perché non è che questo si è comportato liscio liscio, eh. Cioè, diciamolo. E quindi, per l'ennesima volta, teneva ragione. C'avevo ragione io. Vi siete resi conto adesso, sì o no? Cioè, l'avete sentito con le orecchie? L'avete sentito con le orecchie? Quindi, mi date ragione adesso? Vi siete convinti pure voi? Spero di sì. Raga, io vi saluto adesso. Speriamo che quest'anno il nostro presidente faccia una squadra degna di Lupskar, perché non immeritiamo il campionato di merda che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi speriamo che facciamo una squadra più dignitosa dell'anno scorso e che facciamo un campionato migliore. Adesso io vi saluto, vi auguro una buona serata. Mi raccomando, lasciate like se il video vi è piaciuto, commentatemi sempre qui sotto nei commenti, fatemi sapere il vostro parere, condividete il video il più possibile, iscrivetevi al canale perché voglio arrivare a 1000 iscritti. Sempre forza Pescara e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi, buona serata.